Che c'è? Che c'è? È successo qualcosa? Mi sembra di essermi dimenticata qualcosa, però non mi ricordo. L'orologio, non vedi che non ce l'hai? No, no, non era l'orologio. No. La borsa? No. Il telefono? No, no, aspetta, così non mi ricordo. È il telefono. Ah, ecco. Non ho dato da mangiare al mio cane. Ma no, mi sono scordata. Ci stavo bene, mo si sta di giù. Che cane è? Un cane. Non è un cane. Come non è un cane? È un meticcio. Non è un cane. Vabbè, però un cane, sai, sta pure per morire. Ok, basta. Vabbè. Io invece, modestamente, ho preso un cucciolo tutto nudo dalla Transilvania. Transilvania? E che è un pipistrello? Ma qua pipistrello? La Transilvania? È un canguro rumeno. Bellissimo. Ah, un canguro rumeno. Perché non li conosci, uomo? Come fai a non conoscerli? Ma certo che conosco i canguri rumeni, come non li conosco? Il mio cugino è tornato l'altra volta dalla Cina con un canguro rumeno. Bellissimo. Dalla Cina? Perché non ci stanno in Cina i canguri rumeni? Ma ce ne saranno 2 o 3, massimo. Appunto, era uno dei 3. Gli altri 2 li ha dovuti lasciare a casa perché nel viaggio era un po' complicato portarli tutti e 3. Saltellano. Ah. Ah. Come si chiama il tuo canguro? Amedeo. Amedeo. Bel nome. E di taglia più o meno quant'è? 4 noci di cocca americana. E quant'è una noce di cocca americana? Come te la devo spiegare? Quant'è una giapponese? Quant'è una giapponese, scusa? Che vuoi? Sapere quant'è una noce di cocco giapponese? 50 datteri giapponesi, sì. Ah, e quant'è? Ah, oh, basta! Basta. Scusa. E di che colore è il canguro rumeno, cinese, non si sa, il tuo cugino? È colore del cielo. Il colore del cielo? E di che colore è il cielo, scusa? Che colore è il cielo? Il colore del cielo. Ma al massimo sono grigio scuro. E perché com'è il cielo quando è nuvoloso? Ma buono, va bene, va bene. Ok. Però... io sì, ho di una cosa, in verità. Io il canguro rumeno l'ho perso. Com'è? L'hai perso? Tu che ne eri tanto fiera. L'ho perso. Proprio tu che andavi dicendo il canguro rumeno. Attenzione, attenzione. È stato avvistato un canguro rumeno in un pacco al Corso Vittorio Emanuele numero 22. Il proprietario è pregato di venire a ritirare il pacco al più presto. Pacco? Boh, andiamo.